cari amici, è una diretta velocissima. Questo è l'altare per i rituali di inizio anno, per quanti lo hanno commissionato con il pantheon induista, il dio Ganesh e la Deva Lakshmi, per togliere i blocchi della nostra vita, aprire le porte e propiziare prosperità e denaro. L'altare è stato montato con i colori della diva Lakshmi e i fiori mi sono stati richiesti così da lei. E mi fa male il cuore di gioia, perché quando io sto davanti all'altare di Ganesh e di Lakshmi, io non riesco neanche a parlare. Ascoltate il mantra stasera prima di andare a dormire, anche chi non mi ha richiesto il rituale di inizio anno, anche chi non è su questo altare, che ripeta, che ascolti il mantra di Ganesh e di Lakshmi. Ascoltatelo con fede e vi assicuro che i risultati li vedrete se li sentite nel cuore, come li sento io.
Ecco, allora, amici, io ora starò qui per diverse ore davanti all'altare per onorare questi due dei, queste due entità splendide del pantheon induista e ascolterò i loro mantra e vi invito a farlo anche voi. Voi che siete qui. E se siamo in tanti e in buona compagnia, grazie a te Sonia, ma lo dico anche a chi non ha partecipato al rituale di inizio anno, non avete bisogno di me. Ascoltate il mantra del Dio Ganesh. Con fede, con devozione. Chiedetegli di togliere gli ostacoli della vostra vita, di aprirvi il cammino. Dopodiché ascoltate quello della Deva Lakshmi per chiederle, si sfoca un po' l'immagine, per chiederle grazie a te Angela, grazie a te Maria e ciao Ambra, per chiedere prosperità e ricchezza, denaro per la vostra famiglia. Questo non vuol dire che domani diventerete ricchi. Questo vuol dire che non avrete mai problemi economici, non patirete mai una pizza ogni tanto, non ci saranno continue perdite di denaro in casa vostra, continui danni alla macchina, al frigorifero, alla lavatrice. Magari saranno soldi che non entrano, ma sicuramente sono soldi che non escono. E molti di voi mi hanno detto che affrontavano dei periodi neri dove si rompeva tutto in casa e la macchina, e poi arrivava una carta di Equitalia, e poi una vecchia tassa, e poi arretrati di condominio. Che c'erano sempre in casa soldi che uscivano di continuo a fiumi. Ecco, Lakshmi ha chiuso quel rubinetto. Quei soldi non sono più usciti, soprattutto per chi ha stipendi fissi. A meno che non si vinca il Superenalotto, quelli sono i soldi. Però prima, mentre dello stipendio non rimaneva niente, dopo che il Dio Ganesh e la Dea Lakshmi sono intervenuti, lo stipendio è servito anche per fare qualcos'altro, magari una vacanza. Nessuno di noi deve diventare ricco, basta star bene e non far mancare l'essenziale ai nostri figli e anche a noi stessi. Quindi abbiate fede e ascoltate i loro mantra. Come farò io stanotte e come faccio tutti i giorni. Io vi saluto, vi ringrazio per la compagnia, siamo stati una mezz'oretta insieme e ci tenevo a farvelo vedere dal vivo, piuttosto che fare delle foto e poi pubblicarle domani sul gruppo, perché l'abbiamo vissuto insieme così. L'abbiamo vissuto mezz'ora insieme. Grazie a te, Carlo. Ci sei anche tu, non so se ti sei visto, ma ci sei anche tu. Grazie a te Luisa, grazie a voi tutti, Alice, tutti. Che altro dire? Io qua stanotte non c'è bisogno neanche che mi porto la coperta, perché con tutte queste candele sembra di stare ad agosto. E quindi grazie a te, Marika. Starò pure al calduccio.
Ciao Stefano, ti ho fatto vedere che ci sei anche tu. Luana, ti ho proprio qui vicina. E ci sei anche tu, Malvina. Qui da qualche parte ci sei anche tu. Aspetta che ti faccio vedere. Ti cerco un attimo, Malvina. Ecco di qua, Malvina. C'è anche Sabrina che prima mi ha salutato. Comunque i nomi ve li ho fatti vedere tutti, Nadia mi aveva salutato prima. E certo dovrei cercare Sabrina, però prima vi ho fatto vedere tutti i nomi, Angela, Rakesh, Roberta, Veta, vi ho fatto vedere prima uno ad uno. Ecco qua Roberta. Sì, Samantha, ti ho fatto, ti ho inquadrato prima. Tatiana con la figlia Shifa. E c'era Sabrina, le volevo fare vedere che c'era anche lei. Penso si sia anche già vista. Fiammetta, ma Ambra. Il nostro Mattia. Marika, anche io Angela ti voglio bene, sei qui. E Rakesh è qui. Eccola qua Sabrina, non ti trovavo. Ambra, c'è la tua mamma. Il mantra non va sentito mentre vi lavate i capelli. Il mantra va ascoltato. Prima con il cuore e poi con le orecchie. E buonanotte a tutti.